Buongiorno ragazze, benvenute in un nuovo vlog. Allora ragazze, mi sto dando una sistematina molto molto fast, nel senso che comunque sono a casa e questa ormai mi ha abbandonato questa spugnetta, quindi mi sa che non riuscirò proprio più a sfruttarla. Proverò a far uscire l'ultima parte di correttore su un pennellino, lo sfrutterò così perché non ce la fa veramente più. E dicevo appunto che mi sto dando una sistemata perché stasera verranno appunto a trovarci i nonni paterni di Alessandra e sono contentissima perché appunto è tanto che non li vedevo e poi appunto mi fa piacere che finalmente ci si può in parte riappropriare della vita sociale perché veramente non ce la facevo proprio più a stare sola e sempre o sola o comunque Riccardo e bimbi, cioè ogni tanto ci vuole anche, no? Il parlare con qualcun altro. Quindi sono felicissima di rivedere qualcuno. Presto rivedrò anche i miei genitori, non vediamo l'ora tutti quanti, veramente. Probabilmente martedì, ma ovviamente vi farò il vlog perché è un momento epico, cioè io non li vedo da fine febbraio, no, dal compleanno di Bubi, dal 7 di marzo che non li vedo. 7 marzo, 7 aprile, 7 maggio, tra un po' il 7 giugno, cioè sono 3 mesi quasi, quindi mi mancano da morire. Non vedo l'ora di rivedere mia nonna, di rivedere mio papà e mia mamma e soprattutto di fargli vedere quanto è cresciuta Bubi, perché io non me ne rendo conto, ma probabilmente gli altri che la vedranno la troveranno cresciutissima, quindi non vedo l'ora di sentire le loro impressioni, se la trovano bene, se la vedono cresciuta. Già tanti videochiamata mi dicono che è più cicciotta, che è più in carne di prima, perché lei quando era piccolina era un po' magrolina, proprio non le bastava il mio latte e anche con l'aggiunta faceva sempre un po' fatica. Invece adesso che mangia un po' di tutto è bella paffutella e poi le piace mangiare, quindi su quella presa da mamma e papà. Vabbè, detto questo, vedete, faccio proprio una cosa molto molto easy. Uso la mia amata chocolate bar che mi aveva regalato Riccardo, per chi si ricorda. Molto polverosa, ma molto molto bella. Mi piace un sacco e gli ombretti stanno durando tantissimo, sono bellissimi. Sto pensando che colore fare, ma tanto metterò semplicemente dei jeans e una maglietta stasera, quindi niente di che, anche perché siamo comunque a casa, mangeremo una fettina di pizza, niente di che. Abbiamo preso praticamente una teglia, sapete proprio le teglione che fanno le pizzerie, noi abbiamo la fortuna di avere una pizzeria sotto casa che fa la pizza buonissima. E invece che una pizza testa, che comunque sarebbe costata ancora di più, abbiamo valutato di fare una tegliona di quelle grosse così a famiglia, con due gusti per teglia, così magari se vogliamo anche scambiarci una fetta qui e là lo possiamo fare, c'è più cose. Sembra un po' un giro pizza, così è carino. E quindi niente, no, faccio una cosa sul chiaro. Utilizzo sempre alla fine questo qua, che sta diventando un po' il mio preferito. Che si chiama marzipan, molto molto bello perché sembra un po' uno champagne ed è molto pigmentato e anche molto luminoso perché come fosse anche un po' shimmer, non lo so, è uno shimmer delicato comunque, molto molto bello che mi sento di consigliarvi, ecco, ma io vi consiglio proprio tutta la palette perché sono trucchi che comunque io utilizzo. Molto semplici, molto puliti, nude, come li chiamo io puliti, ma in realtà si dice nude, perché sono proprio dei colori delicati, non sono cose troppo pacchiane, a me non piace truccarmi troppo pesante,
Già a volte quando utilizzo questo colore qui, vi faccio vedere che è il Gilded Ganache, questo qua, che è una sorta di verdone, questo qui, una sorta di verde militare, sempre un po' shimmer. Infatti se faccio questo movimento vedo proprio i brillantini, che poi si vedono più in palette che sulla palpebra, nel senso che è una cosa sempre molto soft, molto delicata. Vedete che i brillantini non li vedete sui miei occhi, però rimane un po' shimmer, un colore molto luminoso. E già quando metto questo qui, il Gilded Ganache, già mi vedo quest'occhio scuro, un occhio scuro che mi stava molto molto bene quando ero bionda. Ebbene sì, c'è stato un momento in cui ero proprio mesciata, proprio tutta bionda, e era i tempi in cui abitavo vicino ai miei genitori, già ero separata e avevo avuto questo colpo di testa. Non stavo male, però essendo molto molto chiara di pelle, dopo un po' mi sentivo un po' slavata. Io credo di essere proprio portata per essere mora, io ho un viso adatto per essere mora, e quindi poi sono tornata scura con un po' di fatica, perché poi scaricava e ci metteva un bel po' a tornare un bello scuro come sono io. Quindi ora che l'ho finalmente ritrovato, ma da anni, perché sarò stata bionda, dunque, quasi se a novembre sono 6 anni che sto con Riccardo, quindi più o meno sono 4 anni fa che mi sono fatta bionda, no, di meno. Eh no, no, 4 anni fa, sì, 4 anni fa almeno, forse anche qualcosa in più. Quindi con il color chiaro nei capelli, lo scuro sugli occhi sta bene. Poi sta bene anche alle more, però non lo so, io mi ci vedo meglio con cose più delicate. Poi metto Hot Chocolate, questo qui, giusto un po' nell'angolino che dà quel tocco di profondità, proprio appena appena, giusto per... non avere il colore tutto tutto uguale. Il mascara non penso lo rimetterò, perché vedete ho ancora le ciglia con un po' di mascara, perché stamattina io appena mi sveglio solitamente mi do una sistemata, quindi faccio un minimo di base e il mascara. Magari provo a dargli un altro ritocchino, ma essendoci già ho paura che venga un po' grumoso. Non ci ho pensato a toglierlo poi per rimetterlo, però vabbè. Fa lo stesso, ne aggiungerò un goccino. Ok, quindi come ombretto direi che ci siamo assolutamente. Poi mettiamo un pochino di blush, poi metto l'eyeliner, che sono felicissima di aver ricomprato da Tigotà, perché devo stare attenta a non prendere troppo di questo parte di prodotto, perché è troppo rosa. E mi rendo conto che poi sembro veramente un clown, cioè sti guanciotti rossi, che un po' troppo, un troppo che stroppia, come dico io. Com'è rimasto una specie di macchia che non capisco, vedete qua. Infatti, che provo un attimino a passare, perché sono ancora in tempo. Non capisco cosa sia, se mi sono toccata con il correttore o che cosa. Io spero non sia una macchia della pelle, perché sembra. Oh mamma, non viene via, ragazze, cos'è? Non viene via. È una macchia della pelle quella lì. No, vabbè. Ci mancava questa. Sembra come un cumulo di lentiggini, ma non riesco a capire. Eh sì. Pazzesco. Guardate. È come un cumulo di lentiggini. Io le lentiggini ne ho pochine, però qui poi d'estate mi escono di più. Ma questo è proprio come un cumulo di lentiggini. Che strano. Vabbè. Molto molto strano.
Dovrei mettere un bel po' di correttore, allora aspettate che proviamo a correggerlo. Pareggiamo il segno. Che vita. Ok. E così già si vede meno. Poi non so se è una cosa del momento o se avrò questa macchia per sempre. Non lo so. Io mi auguro di no. Comunque lo scopriremo. Vi aggiornerò sulla cosa. Ok, così. E poi facciamo un'altra passata perché poi l'ho levato di fondotinta. Appena appena, giusto in teoria solo di qua, però ecco così. Sì, comunque un po' si vede, ma non si capisce se è una macchia proprio o sono solo un cumulo di lentiggini. Però vabbè, sicuramente così un po' meno si nota. Sì, comunque si vede lo stesso, che palle. Devo capire cos'è. Ok. Allora, continuando a chiacchierare, perché oggi sono in vena e quindi verrà un vlog abbastanza lungo, devo fare il tiramisù per stasera, perché col fatto che prendiamo le pizze, diciamo, e non cucinerò io la cena, voglio fare almeno il tiramisù, che è comunque un buon dolce, goloso e è anche veloce da fare, abbastanza veloce. Sopracciglia fatte, ombretto messo, mascara messo, metto l'eyeliner, non ne metto troppissimo, comunque farò, dicevo, il tiramisù. E niente, speriamo mi venga buono come l'altra volta, insomma, il tiramisù mi è sempre venuto bene, quindi vedremo un attimino. Adesso vogliamo anche poi prendere, oggi è brutto tempo qui a Torino, però voglio prendere poi dalla cantina anche il ventilatore, perché ci sono dei momenti in cui proprio manca un po' il respiro, quindi niente, momento eyeliner, sapete che è un momento un po' cruciale, quindi inizio a mettermelo e noi ci vediamo più tardi. Per pranzo andrò a preparare questi gnocchi alla romana. In realtà sono da gratinare, mettere qualche ciuffetto di burro, parmigiano, insomma, si può condire un po' a piacere, però io lo metterò appunto nella pirofila, lo inforno e in 448 sono pronti e sono molto molto buoni. Se non li avete mai provati, i gnocchi alla romana, provateli, sono buonissimi, io li adoro, veramente sono fantastici. Solitamente prendo il salsicciotto. C'è proprio un salsicciotto nel banco frigo vicino dove c'è i gnocchi, dove c'è la pasta per lasagna, in quel settore lì. Trovate proprio un salsicciotto, mi pare la marca sia Giovanni Rana, e lo tagliate voi a fettine. Sono un po' più grossi di queste rondelle qua. Però appunto non c'erano questa volta, quindi abbiamo preso questi qui piccolini. E niente, quindi vado a preparare tutto. Appena consegnato la spesa a casa, quindi vi faccio vedere cosa abbiamo preso. Allora, un po' di fruttine come sempre, questa qui alla pera. Poi pera e mela. Abbiamo provato anche la pesca e gli è Quello piaciuta. alla pera. Non pensavo gli piacesse la pesca, invece gli è piaciuta. Invece gli piace la pera. Poi estate alla pesca, estate al limone, perché come vi ho accennato prima, stasera vengono a trovarci i nonni paterni di Alessandra. Poi passata di pomodoro, poi una Coca-Cola. Spero vediate, magari tiro un pochettino più su.
così, questa qui, poi un po' di litri di latte per Bubi, non ve li sto a far vedere tutti, comunque sono 6, questi qua. Poi il nostro latte è tornato il parzialmente scremato, anche se quasi quasi le prossime volte lo riprenderò scremato perché tanto il gusto è uguale ed è meno grasso, esatto, il gusto è uguale, quindi. Non sa lavato. No, per niente. Un'altra fruttina alla mela. Poi pasta, spaghetti numero 5. Vabbè, qua c'è tutti gli altri litri di latte e poi nell'altro sacchetto, scusate le inquadrature, ma ci sta. Cereali, quelli integrali soliti, le gocciole, perché Fede vuole sempre le gocciole. Poi confezione da 10 di uova, perché appunto dovendo fare il tiramisù, le 6 che ho, insomma, dopo il tiramisù le avrei praticamente finite, quindi abbiamo preso un po' di uova da tenere lì. Poi ogni tanto compare una fruttina, un'altra fruttina. Poi un po' di pasta perché abbiamo finito tutto. Abbiamo preso queste mezze penne rigate fatte così e le penne normali, diciamo che le mezze penne le usiamo sempre per ale perché così non dobbiamo starle a tagliarle a metà e sono già del formato giusto. Poi ecco che ricompare un'altra fruttina, come se non ci fosse un domani. Poi una confezioncina di mele, tanto qui cadono, ok. Qua c'è altri 2 litri di latte, aspettate che cambio sacchetto. Non c'è troppo, non c'è inganno. Esatto. Quanto sa? Allora, qui abbiamo cereali al cioccolato fatte tipo barchette, choco shell con il leoncino. Si è rotta la spugna. Va bene che è dieta, però così mi sembra un attimo eccessivo. Scemo. Un attacco di panico, Sì, si è però rotta e l'ho strappata prima che mi rimanesse in mano. sì. Poi, pane Ma non sono integrale. i denti Sì, ancora. vabbè. Pane integrale, ce ne sono 2 confezioni. Poi il Nesquik. Carissimo, Caro, ho ma comprato il perché Nesquik l'hai preso? Tu hai detto perché se c'era qualche offerta, perché in realtà quello che mi è rimasto dell'altro Nesquik, quello della Lidl che prendiamo sempre quando andiamo al Lidl, che è economico e ce n'è di più, quello che vi dicevo che ha i pezzi troppo grandi, lo utilizzerò per spolverarlo sul tiramisù perché non ho il cacao, quello da cucina, diciamo, anche perché tanto. quello lì non si spolvera, Eh quello no, lì è una esatto, questa reliquia è una sacra. reliquia sacra perché è caro. È il Nesquik classico, ma forse anche al PAM c'è la sottomarca, o No. no? No? Poi un pacco di farina, semplicissimo pacco di farina, qua c'è l'altro, ah ok, me ne ha presi 2, meno male, Sì, così. perché era da 500. No, no, è da 1 chilo questo, è da 1 chilo, Allora, ho visto eh. male. Ah, ecco, poi, Ho fatto danno. sì, non importa, avevo già aspettato anche io. Poi, altro pacchettino di mezze penne anche per Bubi, poi ci sono i suoi soliti budini. Presto ci saranno poi un po' di novità per quanto riguarda fruttine, budini, queste cose qua, ma vi dirò poi più avanti. Poi un mezzo casco di banane, cioè ce n'è veramente tante. E poi un pacco di pane spappolato. Perché era sotto. Non è Eh spappolato, è sì. diversamente sano. È proprio morto, poverino. Esatto, ecco il funerale. Silenzio. Esatto. E basta. Quindi questa è, sì, lo so, avete visto poco e niente, però insomma, questa è la mini spesina. Beh, poi ci sono i salumi, ci sono gli Sì. affettati che ho già messo in frigo, non vi ho fatto vedere. C'è il prosciutto cotto, il tacchino, poi cosa c'era?
Poi c'è il mascarpone. Il mascarpone. Poi le uova le ho fatte vedere. Una fetta di limone. No, ah, un pacco di insalata ghiaccio. E mi pare basta, comunque basta. Sì. Va bene, mo vado perché ho un mal di testa allucinante e faccio il tiramisù. Scusatemi, non sono più riuscita a vloggare nulla perché poi sono arrivati appunto i nonni e anche i miei cognati, quindi insomma alla fine stavo guardando cosa combinava Nala. Non sono riuscita proprio più a vloggare perché sono stata presa dal sistemare le ultime cose. Riccardo è andato con suo fratello a prendere le pizze, quindi insomma non ho avuto proprio modo e tempo, ma è stata una bellissima serata, è stato bellissimo rivedere delle persone, veramente la vita sociale riparte piano piano, sono felicissima. E tra l'altro è avanzata un sacco di pizza e anche un po' di farinata, infatti sto cercando di fare dei sacchettini in maniera da congelare qualcosa, perché tutta non riusciremo a mangiarla indubbiamente. E quindi faccio dei sacchettini in maniera che quando ci viene voglia, insomma, di qualcosina, diciamo che nessuno se l'è portata via, quindi è rimasta qui. E quindi chiudo tutto così e congeliamo, in maniera che ogni tanto quando uno vuole una merenda, un qualcosa di sfizioso, lo scongelo, lo metto un po' così a gratinare, no, a gratinare no, a... sì, un po' a cuocere in forno, no? giusto quei 10 minuti neanche, in maniera che si rimane croccante, perché altrimenti in microonde queste cose qua rimangono tutte mollicce. Ora vi devo spostare, vi faccio vedere quanta pizza è avanzata, tantissima. Vi dico, il cartone è questo, è gigante e... cioè, non so se mi spiego. Quindi ne prendo uno per tipo, gliene do tre per il lavoro a Ricky e le altre le congelerò. Magari ne tengo giusto due per me e Fedino domani, ma non è che domani vorrei stare più leggera, quindi mi sa che ne tengo giusto uno o due per Fede e le altre le metto in congelatore, così faccio i sacchettini. No, I'm the one who's giving it up.
il lavorone è finito. Allora ho fatto tutti i bigliettini, così non sappiamo che gusti ci sono dentro. Qua c'è quattro stagioni e capricciosa, qua patata e salsicce, patate e wuster. Lì c'è la pizza per il lavoro di Ricky e qua c'è le quattro formaggi. E poi ci tenevo a farvi vedere questa bottigliettina carinissima. Adesso si è un attimo ghiacciata perché era in freezer. Carinissima, con il limoncello, e me l'ha portato mia cognata e mi piace un sacco, e poi molto molto buono. Adesso lo rimetterò in freezer, spero ci stia tutto, a parte questo che devo lasciare fuori, però almeno ho svuotato. Vabbè, queste sono due fette di pizza da mettere in frigo semplicemente, tra l'altro sì, non è neanche ben chiuso, ma tanto le mangeremo domani. E finalmente vuoto, così possiamo buttarlo. La moka per domani mattina, e appunto visto che Ricky fa il mattino, almeno si deve solo accendersi, visto che mattina presto, poverino, e non sa neanche come si chiama quell'ora lì, gli faccio trovare la moka pronta solo da accendere, così si fa il caffè bello fresco. Dove la trova più una fidanzata come me? Ok. Lascio un biglietto perché altrimenti, se non lo sa, la apre e viene fuori un casino. Quindi lascio un bigliettino attaccato alla caffettiera, come faccio ogni tanto quando gliela faccio trovare pronta. Guarda che gocciola. Ok, la lascio qui e ora facciamo il bigliettino. Allora, buongiorno amore, moka pronta solo da accendere. Scusate se ballate, ma il tavolo dondola un po', dobbiamo cambiarlo. Buongiorno amore, moka pronta solo da accendere, pizza in frigo e buona giornata, ti amo. Voilà. Ta-da!
Buongiorno amore, bocca pronta, solo da accendere, pizza in frigo e buona giornata. Detto questo, ragazze, io vi auguro la buonanotte, spero di avervi tenuto un po' di compagnia con questo vlog un po' matto e spero non troppo lungo, però vabbè, fatemi sapere nei commenti quanto vorreste che durassero i miei vlog, così da più o meno darmi una regolata su quello che vi piace di più, se preferite un quarto d'ora, 20 minuti, mezz'ora, 40 minuti, insomma. Scrivetemelo qui sotto, ci tengo sempre a farvi contente, quindi farò una media dei vostri commenti, deciderò quanto far durare i video e così così facendo capirò anche chi arriva fino alla fine dei vlog, perché chi risponderà è perché l'ha guardato tutto. Un bacione immenso e al prossimo video.